patrimonio di oltre 10.000 volumi con testi di arte e architettura, ma anche di storia economica e del pensiero. Volumi pubblicati dalle banche a partire dalla seconda metà dell'Ottocento ai nostri giorni di archeologia, musica, arti applicate e biografie d'artisti. Un patrimonio che comprende anche 1.500 testi che non sono reperibili in alcuna biblioteca italiana. L'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, apre al pubblico la sua biblioteca, collocata nelle antiche scuderie di Palazzo Altieri a Roma, in uno spazio ristrutturato dallo studio Gaia Olenti. La biblioteca conserva in particolare delle edizioni di pregio come il corpus di disegni di Michelangelo in 4 volumi di grande formato o le anastatiche della Bibbia di Borso d'Este, capolavoro della miniatura italiana del Rinascimento.